Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale, sono Pietro VRN. Oggi vi porto un nuovo episodio di On the Road Truck Simulator. Ragazzi, è un po' di tempo, qualche giorno che non vi portavo un episodio qui relativo al mondo dei camion e delle consegne. Sono davanti a questo MAN 18420 con relativo remorque e mi trovo qui a Francoforte. Devo completare le fasi di carico di questo rimorchio per fare una bella consegna fino a Stoccarda. Direi che ci siamo quasi, potrei anche caricarne un altro e lo vado a fare subito. Come avete potuto già conoscere, io vi consiglio sempre di sfruttare ogni viaggio riempendo bene il proprio rimorchio, ne avvantaggerà chiaramente il portafoglio e soprattutto anche la vostra esperienza. Allora, io direi di metterne un altro ancora, proprio lo voglio stipare bene questo rimorchio. Vediamo un po'. E allora andiamo nuovamente qui e scegliamo un ultimo bancale. Direi che questo va più che bene. Perfetto. Andiamo a firmare sempre la nostra bolla di consegne, anche se ragazzi non vedete il trigger, ma questo è dovuto al fatto che disattivo sempre tutto, quindi vado a memoria. Perfetto, ragazzi, abbiamo riempito il rimorchio abbastanza bene. Prima però di mettermi a bordo di questo MAN, vado a sollevare il piedino di stazionamento del rimorchio. Lo faccio sempre, ragazzi, quando vado a caricare merce. Ok, saliamo a bordo. Scendiamo il motore. Spostiamoci giusto un pelino in avanti, devo richiudere i portelloni. Ok, stop. Scendiamo. E andiamo a richiudere. Davvero un bel carico, ragazzi, che ne dite? E qua? Ok. Non avevo acchiappato il trigger del portellone. Va bene. Direi di salire a bordo di questo MAN 18420 e mettermi in viaggio. Prima di tutto però devo inserire la scheda, al solito. Ok. Perfetto. Direi anche di accendere le luci. Perfetto, ok, e anche la radio. Di solito me ne dimentico sempre e la attivo a viaggio iniziato. Stavolta me ne sono ricordato e lo faccio immediatamente. Una buona musica durante il viaggio è sempre piacevole. Ragazzi, oggi riprendo quindi le mie consegne su On the Road, faremo tappa a Stoccarda a consegnare questi bancali al pet shop di company di Stoccarda. Nelle mie intenzioni, ragazzi, oggi è fare un buon guadagno e anche una buona esperienza finale e provare ad artigliare finalmente questo decimo livello.
che mi fa l'occhiolino da un po' di tempo. Chissà se oggi non è la volta buona per raggiungerlo. Un decimo livello, ragazzi, che probabilmente va a completare il numero massimo di livelli al momento disponibili. Spero che correggano con un fix questa caratteristica, aggiungendone di nuovi, anche per dare un senso all'esperienza accumulata, eccetera eccetera. Ragazzi, questa macchina si è fermata, avrà qualche problema e quindi noi dobbiamo necessariamente metterci da questa parte. Qualche bug capita sempre, c'è poco da fare. Non capisco perché si è fermata. Vediamo un po'. Ah no, ha ripreso. Boh, passa pure col rosso, impazzita. È incredibile. Vabbè. Ai 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 ai, queste magagnine. Vabbè, finché sono piccole cose ci passiamo sopra. Quindi è rimasta ferma col semaforo verde e si è messo in moto col semaforo rosso, fregandosene altamente della multa, proprio un pazzo. Quindi mi ha fatto spostare nell'altra corsia. Ma vabbè, ridiamoci su, ecco, questo punto verde, via. E mettiamoci in viaggio. Ragazzi, sono qui a Francoforte, non probabilmente mi ero dimenticato di dirvelo, ed è praticamente l'ultima città che ho raggiunto nell'episodio precedente. Allora avevo un MAN versione porta container, se ricordate bene l'episodio precedente che vi ho portato ormai qualche giorno fa. Oggi ho deciso nuovamente di cambiare veicolo, sono tornato al MAN però versione trattore stradale, ho agganciato il rimorchio, ho caricato tutti questi bancali che avete visto poco fa e adesso mi dirigo, ripeto, a Stoccarda. Questa tappa sarà un'ulteriore città di avvicinamento che mi porterà fino a Monaco, ma di questo me ne occuperò la prossima volta. Ok, attendiamo al semaforo e parliamo anche di un'altra cosa. Ragazzi, ripeto, probabilmente forse oggi raggiungerò, ripeto, il livello 10 e incamerò anche un ulteriore guadagno
A proposito di guadagni, mi viene in mente anche un problema di on the road, cioè noi accumuliamo chiaramente tanti bei quattrini, ormai l'azienda è florida, ho diversi autisti che mi fanno tante consegne, il problema è che vorrei alternative per fare in modo di spendere questi quattrini, perché al di là di nuovi veicoli mi piacerebbe che si potessero investire in altro modo, quindi in nuovi garage, le idee non mancherebbero, ragazzi. Quindi spero che aggiungano presto nuovi contenuti, nuove tratte, nuovi brand, nuovi mezzi, così da rendere chiaramente tutti questi soldi che si accumulano in un certo senso con una logica. In ogni caso, al momento non ho tanti autisti, come ben sapete ne ho solamente 5, volendo potrei anche aumentare il parco autisti, quindi acquistare ulteriori mezzi, quindi in ogni caso potrei comunque investire una buona parte, una larga fetta del mio attuale guadagno complessivo in nuovi mezzi per questi autisti, però mi piacerebbe che rendessero disponibili ulteriori novità al di là di nuovi veicoli per poter, ripeto, spendere questi guadagni accumulati, perché e questo chiaramente questo messaggio è rivolto a chi magari si sta accingendo ora a giocare ad on the road: guadagnerete sicuramente parecchi quattrini nel corso della vostra carriera, tanto da rendervi conto che poi saranno talmente grosse cifre che non avrete modo poi di sfruttare al meglio. Ecco, nel frattempo è ricomparso nuovamente il display per quell'urticino. Lo vado a togliere nuovamente, come faccio ormai da qualche settimana. Tolgo tutto, non voglio niente a schermo, per cui ho disattivato anche il navigatore, che ovviamente però ricompare sempre nel caso di alcune situazioni, quindi multe oppure di messaggi che avvisano che magari è arrivato l'autista, uno dei miei autisti a disposizione, oppure in questo caso perché ho urtato e quindi mi ha conteggiato un piccolissimo danno, ma niente di che. In ogni caso, per il resto, ragazzi, ho ripreso questo trattore stradale, ho ripreso il rimorchio e quindi ho cambiato nuovamente. Non mi sa che in questo titolo non farò mai il trofeo che va, diciamo, a premiare la costanza di guida su un unico mezzo, quindi in pratica se fate un tot di migliaia di chilometri sempre a bordo dello stesso camion vi viene conteggiato un trofeo. Mi sa che questo trofeo non lo raggiungerò mai, non perché non faccia tanta guida, ma perché mi cambio sempre veicolo, per cui resetto sempre la situazione. Ma vabbè, non ha importanza.
Nel frattempo, ragazzi, pensavo al nuovo aggiornamento che è in uscita per le nuove console. Non lo dico con velata invidia, ma mi fa comunque estremamente piacere che i possessori di nuove console apprezzeranno anche le novità grafiche che aggiungeranno con il nuovo aggiornamento. C'è da fare però una considerazione, quindi approfitto di questo viaggio per parlarvene. Resterà in ogni caso sempre un titolo appartenente alla vecchia generazione, quindi sfrutterà sicuramente un miglioramento grafico, quindi magari inseriranno magari alcune cose che non sono attualmente presenti nelle console di vecchia generazione. Per esempio mi riferisco ai pedoni, per esempio aumenteranno magari la velocità di caricamento, la fluidità in generale, quindi ci saranno meno micro lag. Però a mio modo di vedere rimarrà sempre il caro vecchio on the road. Io al momento non dispongo di una console di nuova generazione, ci penserò, anzi ci sto già pensando ovviamente, però al momento questo titolo lo porterò esclusivamente su PS4 Pro e mi basta. Frattempo, ragazzi, guardate la chicca. Sto faticando perché c'è una bella salita, sono chiaramente anche a pieno carico, quindi sono paurosamente sceso di velocità massima, ero a 90 km/h. Adesso sta faticando, ho raggiunto praticamente i 30 km/h perché chiaramente faticava, quindi piano piano ho decelerato, perché adesso sta riprendendo nuovamente velocità. Perché è finita la salita, quindi a questo punto sto riprendendo piano piano il ritmo. Queste sono le differenze che si notano e che sono palpabili facendo un confronto, per esempio, con un altro titolo in cui questi particolari non sono nemmeno minimamente calcolati, quindi premi l'acceleratore e vai spedito. Chiaramente sapete di quale titolo su console sto parlando. Nel frattempo, ragazzi, riflettevo sul fatto che questa livrea ormai mi accompagna da tanto tempo, fin da quando praticamente
ho testato la nuova features delle livree e quindi ho inserito questa livrea ed è rimasta tale fino ad oggi. Ci sono affezionato. Mi ha accompagnato, ragazzi, per tantissimi episodi. Non ho mai fatto una modifica alla livrea. Si potrebbe anche fare, chiaramente, non è tanto il discorso delle 60.000 euro per modificare la livrea, ma ci sono affezionato, ecco. Nel frattempo, ragazzi, c'è lo svincolo per Stoccarda, non lo perdiamo. Mi sono accorto con la coda dell'occhio che dalla segnaletica che dovevo svoltare più avanti sulla destra per Stoccarda, quindi ho evitato il sorpasso proprio all'ultimo momento per attivare la freccia e andare subito a destra per impostare lo svincolo. Al di là, ragazzi, del fatto che manchi il navigatore, sto sfruttando molto anche la segnaletica stradale come ulteriore ausilio, diciamo, alla mancanza, diciamo, del display del navigatore grande, che magari copre un raggio della mappa un po' più visibile, un po' più ampio. Nel frattempo, ragazzi, volevo anche dirvi la mia sul discorso multiplayer, che spesso di cui spesso sento parlare durante varie live di amici miei che portano anche loro questo titolo e che sarebbero chiaramente molto molto contenti che venisse implementato il multiplayer. Personalmente, ragazzi, mi sento di essere d'accordo con questa opinione. Sarebbe un'aggiunta che farebbe schizzare le vendite, che già sono abbastanza alte, comunque farebbe schizzare le vendite ancora più in alto, perché ormai la maggior parte dei titoli hanno la ormai la features di essere giocati possibilmente in versione multiplayer. È un titolo come On the Road, giocato anche in cooperativa, sarebbe fantastico. Non so se ci hanno mai pensato o ci penseranno magari più avanti.
Sono convinto però che ancora non è nei loro interessi. Non ne ho mai sentito parlare neppure lontanamente durante i loro forum, completamente. Per cui penso che magari stiano ventilando la cosa, però ne preferiscono non esporsi e quindi non alimentare, ecco, false speranze. Io penso che al momento sono più orientate allo sviluppo, diciamo, di On The Road sulle nuove console, ovviamente, a migliorare la stabilità sulle console di vecchia generazione, come avviene ormai da tanto tempo, ad inserire nuovi contenuti, nuovi brand, eccetera. Discorso multiplayer, al momento non se ne fa cenno, pazienza. Ragazzi, non so bene quanto manchi alla destinazione, però me ne accorgerò subito alla prima segnaletica. Non dovrebbe mancare molto. Di solito la distanza tra le due città si aggira intorno ai 200 km, più o meno. A me non mi pare di ricordare sui 200 km. Credo che ne abbiamo macinati parecchio in questo viaggio, per cui non dovrebbe mancare molto all'arrivo. Ok, finalmente un cartello segnaletico, 500 metri. C'è un
dritto per Stoccarda e poi a destra, vediamo un po'. Ok, quindi dobbiamo necessariamente procedere per questo svincolo. C'è pure una strada interrotta. Piano. Ok, via. Eh sì. Siamo sicuramente a Stoccarda già. Siamo alle porte. E allora vediamo un po', mettiamoci da questa parte. Siamo diciamo alla periferia. È stato un bel viaggio, ragazzi, rilassante, abbiamo fatto anche due chiacchiere. Un po' che non lo riportavo on the road, è sempre un piacere. Vediamo se oggi riesco a completare questa consegna con tanta bella esperienza, come vi dicevo prima. Forza bello. E allora, vediamo un po'. Ecco, speriamo che anche questo furgoncino non si blocchi qui al semaforo, come quella macchina rossa, se vi ricordate bene, ad inizio viaggio, ma credo che fosse una cosa molto, molto casuale. Lo scopriremo presto. Ok, verde, via. No, si muove benissimo, perfetto. Ripeto, ragazzi, a volte capitano questi bug occasionali, ma ormai a distanza di mesi ci rido su. Allora, prendiamo da questa parte. Incoloniamoci qui. Traffico, traffico. Traffico
qui a Stoccarda. Dobbiamo andare, ragazzi, a consegnare al Pet Shop Company. Abbiamo tutto un intero carico di bancali da consegnare proprio lì. Insomma, ragazzi, non si può certo dire che non manchino i veicoli in movimento su On The Road, guardate qua. Saranno decine di veicoli tra tir, auto articolati, rimorchi, auto, e facciamo pure danno. Si è fermato proprio all'ultimo, ma vabbè. Può capitare. Non ho fermato in tempo. E vabbè. Capita, capita. Facciamoci un sorriso. Sono distratto un istante. Sono scrupolosissimo alla guida, ma stavolta sono stato colto in fallo, non sono riuscito a premere a fondo il pedale del freno della pedaliera. Potevo, volendo, anche utilizzare il freno di stazionamento. Ecco, questo perché manca pure il retarder su questo titolo, che avrebbe, diciamo, rallentato vistosamente il tir. Per fortuna non è stato un grande danno, aveva preso solamente preso la botta sul muso del man, che ha assorbito bene tutto sommato. Un po' avevo rallentato, ma non è stato sufficiente. Ok, Pet Shop Company si trova a destra, cominciamo a prepararci a manovrare per parcheggiare. Dunque, da questa parte allora, ragazzi, il trigger è il penultimo cancello, ragazzi, questo di qua, sempre questo, eh. E allora vediamo di metterci bene, piano, più o meno. Allora, incliniamoci perfetto, ok. A questo punto vediamo di andare di retro.
Devo aprire i portelloni adesso. Scendiamo. Una e due. Devo vedere un po' una cosa. Penso che ci siamo quasi al trigger. Dovevo solo osservare meglio la posizione del camion. E allora direi di andare un pelino avanti. Così ci sistemiamo meglio. Ok. Andiamo in retro, piano. Ok, direi che ci siamo. Va bene. Andiamo ad accettare chiaramente il contratto. Eh sì, mi devo mettere un attimino ancora più indietro. Un pelino più indietro. Piano. Ok, stavolta ci siamo, ragazzi. Peccato, peccato, ragazzi, non abbiamo ottenuto il decimo livello. E dire che ho sovraccaricato, vabbè, sarà, ragazzi, per la prossima volta. Probabilmente quando arriverò a Monaco raggiungerò finalmente il decimo livello, ma mi sta bene così. Abbiamo fatto comunque un grandissimo incasso, sono soddisfatto. Io direi però di mettermi chiaramente avanti con il camion. Ecco, fermiamoci qua, perfetto. Scendiamo, chiudiamo il portellone e facciamo i saluti. Perfetto. Ragazzi, spero che anche questo episodio qui su On The Road Truck Simulator vi sia piaciuto. Vi invito sempre a lasciare un bel pollicione in su, iscrivervi al canale, lasciare pure un bel commento che fa sempre piacere. Noi ci ascoltiamo la prossima volta e da parte mia, ciao ciao ciao!